Recensione di Mediacom Phonepad Duo X550U, il phablet da 5 pollici e 5 dell'azienda italiana Dual SIM, in vendita a 249 euro. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Questa è la recensione di Mediacom Phonepad Duo X550U. Sicuramente non un nome semplicissimo da tenere a mente, ma comunque il nome di questo dispositivo dell'azienda italiana. Andiamo a vedere un attimo la confezione, vediamo cosa c'è all'interno. Molto bella, molto elegante, con questa forma tagliata. Questo è il manuale, abbiamo l'alimentatore stile HTC da 1 A, cavo USB e queste cuffie in-ear stereo che ho provato, di qualità ok, ma non aspettatevi granché solo per il fatto che siano in-ear, comunque devo dire accettabili. Ecco qua lo smartphone, avviciniamoci un po', visto che la confezione era molto grossa e occupava buona parte dell'inquadratura. Allora, batteria removibile, qua c'è un piccolo foro, si apre così. Ta-dam. Batteria removibile 2400 mAh, doppia SIM. Curioso il fatto che la SIM principale, quella Mamet S, è classica, cioè di dimensione normale, quella invece, la SIM 2, solo GPRS, è micro, strano. Qui abbiamo la micro SD, la batteria si può rimuovere, abbiamo detto. Questa è la cover leggermente gommata, non mi piace moltissimo a me la sensazione di questa cover gommata, ma aiuta tantissimo il grip, perché comunque lo smartphone è grande e una cover gommata aiuta a tenere bene saldo il telefono in mano. Dimensioni, mi allontano un po', mi sono avvicinato un po' troppo con la videocamera. Allora, altezza 155,2 mm, 77,5, 8,5 mm. Abbastanza sottile, soprattutto viste le dimensioni dello smartphone. Peso 165,4 grammi. Non sono pochissimi, ma per un phablet del genere sono ok, e soprattutto il peso è abbastanza ben bilanciato. Non ci sono cornici esagerate intorno allo schermo, siamo esattamente nella media di questi dispositivi. Sotto abbiamo 3 tasti touch, purtroppo non offrono un feedback della vibrazione. Menu, home e back non sono retroilluminati, sono stampati grigi. Questa cornice non è niente di particolare, nel senso non ha una funzione specifica, comunque cornice argentata. LED di notifica è presente quassù. Fotocamera 13 megapixel con LED flash, lo speaker è qua sotto a scritta Mediacom, eccolo qua. Fotocamera frontale da 5 megapixel, tasto di accensione qui a destra, bilanciere del volume a sinistra. Sotto il microfono, la porta USB, micro USB, anzi per la precisione, è posta superiormente insieme al jack audio. Andiamo a sbloccarlo. Allora, la schermata di sblocco è stata personalizzata con il simbolo della tartaruga di Mediacom, lo sblocco, telefonata, fotocamera o messaggi. Il problema è che la barra delle notifiche non è accessibile dal blocco schermo. Curiosa questa scelta, non so perché è partito Google Maps. Allora, Android praticamente stock, con l'eccezione del fatto che, essendo il processore un Mediacom, ossia un Mediacom, scusate, un MediaTek, e lo smartphone è Mediacom, la personalizzazione presente è quella appunto di questo processore. Vedete qua il pannello che è stato personalizzato, la luminosità la mettiamo automatica. Andiamo nelle impostazioni, uniche due cose. Allora, abbiamo un unico tasto che va in... vediamo se... esatto, vedete, disattiva tutto in un solo colpo, One Key Saving, permette di disabilitare tutte le connessioni con un solo tocco, e la modalità guanti, che aumenta la sensibilità del touchscreen, possiamo anche lasciarlo sempre attivo volendo, levando il One Key Saving, però vedete, non si sono riattivate le varie funzionalità che devo riattivare io. Allora, andiamo nelle impostazioni, abbiamo la gestione della doppia SIM. Mi ricordo perché non avevo attivato il Glow, semplicemente perché poi c'era un'altra icona lassù in cima. Possiamo decidere quale SIM abilitare, quale mettere predefinita per chiamate, videochiamate, messaggi e connessione dati. Per esempio, connessione dati, io volevo quella Vodafone.
quindi seleziona quella Vodafone, diventa la principale per i dati. Quindi anche l'altra possiamo usarla per i dati, solo che ovviamente essendo al massimo GPRS andremo ovviamente molto molto lenti. Ci sta pensando un po' troppo. Allora, dicevamo, il processore è un quad core Cortex A7 da 1.3 GHz di MediaTek, 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibili, come abbiamo visto, tramite la micro SD. Non è presente LTE, non è presente NFC. Nel frattempo lo schermo si è spento, ok, la connessione è stata impostata. Continuiamo qua nelle impostazioni, Android la versione 4.2, ancora niente aggiornamento da parte di MediaTek per questo specifico processore, possibilità di accendere o spegnere in modalità programmata il proprio smartphone a orari predefiniti, quindi come ripeto sempre, se dovete svegliarvi all'8 mettete l'accensione programmata 5 minuti prima e poi la sveglia all'8 e funzionerà. Profili audio, come tutti MediaTek, e come tutti MediaTek è presente il bug della vibrazione dei tasti. Vi dicevo della non vibrazione qua sotto, in realtà non intendevo in assoluto, intendevo quando non è attivo appunto l'audio. Quando non è attivo l'audio anche questi tasti smettono di vibrare. Un bug però c'è sulla vibrazione, è quello della tastiera, i cui tasti non vibrano mai anche se impostati sulla vibrazione appunto. Parlando di bug, le voglio snocciolare subito, uno ve l'ho detto, è quello delle notifiche nel blocco schermo, un altro è che se ci sono applicazioni multimediali in background, il controllo del volume, che ovviamente adesso mi metterà in silenzioso o vibrazione del telefono, rimane quello del controllo multimediale, quindi va trovato attraverso il multitasking, l'applicazione va chiusa e allora riavremo il controllo del volume. Non è possibile accedere a Google Now da qua, dobbiamo utilizzare l'applicazione Google, eccolo qua, e arriva Google Now. Applicazioni preinstallate non sono moltissime, però anzi in realtà sono un po' più della media, perché c'è qualcosa in più rispetto al classico di Mediacom, scusate, MediaTek, mi confondo, ma MediaTek, Mediacom. APK Installer, ovvero un software per installare gli APK che non abbiamo preso dallo store, in realtà è un po' un doppione perché abbiamo il file manager, lo si può fare benissimo da lì. Un software per verificare il test del GPS. Opera Mini, quindi un altro browser preinstallato, l'applicazione è famosa per farci risparmiare traffico dati, ma io non apprezzo moltissimo il software come navigatore. Kingsoft Office, un software per la lettura dei codici a barre. Share Center, ovvero un client per il DLNA, per inviare contenuti tramite DLNA. Shazam preinstallato, Skype preinstallato, SwiftKey installato ma in versione trial, quindi la possiamo lasciar perdere. La torcia, il video player e anche Waze preinstallato. Il tasto home è stato sostituito dalla tartaruga di Mediacom, barra che rimane anche quando abbiamo aperto la lista delle applicazioni. Quindi andiamo nel browser. Qui stavo ascoltando stamattina il nuovo singolo di FeedMe. Andiamo su The Verge, eccolo qua, quindi a questo punto richiediamo il sito desktop, siccome l'URL ormai è scritto lui continua a caricare il sito mobile. Allora, il browser è quello stock di Android, ribadisco, sono software come quello musicale, come quello della galleria, che sono veramente brutti, non c'è veramente mezzo termine, però alla fine comunque il suo lo deve fare. In un browser l'estetica non è sicuramente la cosa più importante. Questo è The Verge, si carica abbastanza bene. Devo dire, MediaTek non hanno mai avuto particolari problemi nel browsing. C'è un po' di attesa per il render, ma ok, stavo caricando un'altra pagina. Torniamo indietro. Comunque avete visto, la navigazione è discretamente fluida. Nessun problema particolare da segnalare. Andiamo avanti, voglio farvi vedere la fotocamera che ha l'interfaccia di MediaTek. Ancora, ogni volta mi propone quel fastidiosissimo tutorial, perché vuole che lo faccia. Scatta abbastanza veloce, non velocissima, perché comunque c'è quella transizione che un pochino ci inganna. Qui abbiamo le varie funzionalità, al solito sono le stesse di MediaTek, quindi abbiamo HDR, abbiamo la bellezza viso, il panorama, le foto per l'acquisizione da più angolazione, la funzionalità simpatica, scene, scatta automatico quando c'è il sorriso, e questo non mi ricordo assolutamente, passa a scatto migliore, ok. E infine abbiamo con il LV Bracketing, ok. Qui possiamo accedere alle impostazioni, anche qui le solite di MediaTek, ce ne sono tra l'altro alcune simpatiche, come per esempio gli effetti, però sono un po' nascosti onestamente, dover andare qui per fare un effetto, probabilmente lo farete le prime due volte e poi vi stancherete.
La fotocamera non è tra le migliori, ma la messa a fuoco è abbastanza rapida. Abbiamo detto, lo scatto non velocissimo, le foto sono nella media, non sono da buttare, è una 13 megapixel comunque discreta. Il prodotto è comunque interessante perché tra le altre cose si pone come un concorrente di OnePlus One e di Oppo Find 7A. Le dimensioni sono quelle, le caratteristiche però ovviamente non sono quelle. Abbiamo qua, aspettate, cancello un numero, no vabbè non riesco, allora chiamo il 190. Chiamo il 190, vedete, viene sottolineata la SIM che verrà utilizzata. Se premo su 3 passa su quella di 3, ovviamente. L'audio non è altissimo, ma la voce è abbastanza limpida. Il lettore audio, se lo trovo, dov'è? Voi l'avete visto, indicatemelo, eccolo qua, è Play Music. Allora, il volume è alto, molto alto, tra l'altro i suoni sistema delle suonerie e delle notifiche sono abbastanza brutti e le prime volte vi spaventerete, ovviamente potete cambiarli, però per dire che comunque il volume è molto alto, la qualità non è un granché, mancano del tutto i bassi, il suono è molto squillante, però diciamo sicuramente non perderete una chiamata, a me non mi è assolutamente mai successo. La galleria è quella standard di Android, allora volevo farvi vedere però eccolo qua, video player, questo è il DivX. Questo è la MKV1080p. Sono un po' altalenanti MediaTek, a volte fanno sentire l'audio, a volte no, in questo caso no, però fluidissimo, quindi nessun problema con il Full HD. Ho fatto partire il filmato sbagliato. Ok, siamo praticamente arrivati a fine. Allora, una cosa che mi ha colpito in modo abbastanza positivo è l'autonomia, specialmente se utilizzato con singola SIM. 2400 mAh, che fanno bene il loro lavoro. MediaTek dal punto di vista dell'autonomia solitamente non sbaglia, e anche qui su questo Mediacom PhonePad Duo X550U non l'ha fatto. Il prezzo è interessante sicuramente, anche se in questo momento sicuramente l'Italia è, diciamo, attaccata, le aziende italiane sono un po' attaccate da quelle cinesi che cominciano a importare i loro prodotti anche in Europa. Ovviamente parliamo di prodotti come per esempio OnePlus One, che però ancora ad oggi non è possibile acquistare. Qui state comunque acquistando un prodotto italiano pronto, magari sicuramente meglio per il punto di vista dell'assistenza, soprattutto dual SIM, questa è una cosa che l'altro prodotto che ho citato non ha. Abbiamo detto bellissimo schermo, guardate, lo schermo è veramente bello, ha degli angoli di visione ampissimi. L'unica cosa, la luminosità automatica lo tiene sempre solitamente un po' troppo alto. Devo dire che è un problema fino a un certo punto, nel senso che l'autonomia, abbiamo detto, è buona comunque. I problemi magari sono, non so, al cinema, cose così, anzi vi prego, al cinema non tirate fuori il vostro telefono, se io fossi lì vi tirerei tante pacche sul collo molto dolorose, non lo fate. Ok, un altro luogo buio che non sia il cinema, la luminosità troppo alta può essere un problema, ma la si può regolare ovviamente in automatico verso il basso, meglio troppo alta che troppo bassa. Per questa recensione di Mediacom PhonePad Duo X550U è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.